Mettete un like, condividete il video con i vostri amici e se volete dare un sostegno al canale potete farlo semplicemente cliccando sul tastino abbonati oppure andando sul dollarino e facendo una piccola donazione al canale. Allora, dobbiamo tenere presente alcuni punti fondamentali. I narcisisti sono persone che hanno un'eccessiva sicuramente considerazione di sé, un bisogno di ammirazione, possono essere manipolatori, distruttivi e comunque possono avere un impatto negativo sulla vita delle persone che li circondano. Se hai a che fare con un narcisista o se pensi di avere a che fare con un narcisista o con una persona manipolativa, tanto poi non è che avrai mai la prova del 9 fondamentalmente, non avrai mai la prova del 9. Per il semplice fatto che intanto i narcisisti se ne fotteranno, diciamo, di farsi certificare. Salutiamo Antonio e Michele, ecco quindi, anche Daniela e Jordan. E quindi dobbiamo tenere in considerazione questi fatti. Quindi, se hai a che fare con un manipolatore è importante sapere come affrontarlo o affrontarla in modo efficace. Naturalmente devi imparare a riconoscere i segnali, ovviamente, di un narcisista. Questo è un punto fondamentale. Devi imparare a stabilire dei confini chiari, devi imparare a non cercare di cambiare il narcisista. I narcisisti non cambiano. C'era una canzone, no? Gli uomini non cambiano, ma in realtà i narcisisti non cambiano. Devi mantenere la tua cerchia di amicizia e poi devi anche allontanarti, no? Ovviamente affrontare un narcisista può essere difficile, ma è importante ricordare che ce la puoi fare, questo è importante, no? Che ce la puoi fare a decoinvolgerti, esatto, ma io non devi mai dire, ma io lo amo, io lo amo. Perché se dici io lo amo, ti autosuggestioni, ti autocondizioni, entri da sola o da solo, diciamo, nel vortice negativo. Salutiamo anche la nostra Roxy Rosa. Quindi questo devi assolutamente evitare di farlo. E poi non devi cercare di giustificare il comportamento del narcisista. Questo è importante ricordare che il comportamento di un narcisista è un comportamento non scusabile, non è che devi cercare di trovare scusa al suo comportamento, ognuno è responsabile, no, di come si comporta e quindi non devi assolutamente cadere nella trappola di, diciamo, far sì che il di tentare in qualche modo di giustificare i narcisisti. Allora, la cosa importante è essere consapevoli delle tecniche di manipolazione e anche sviluppare una solida autostima. Andremo a vedere come fare perché voglio darti diversi consigli per sviluppare una solida autostima che ti potrà essere veramente di aiuto per non essere manipolato o manipolato. Intanto, dicevamo, impara a conoscere te stessa o te stesso, sii consapevole dei tuoi punti di forza, dei tuoi valori, ma anche delle tue debolezze. Quando hai una solida conoscenza di te stesso o di te stessa, sarà molto più difficile manipolarti. Devi essere sicuro delle tue decisioni, devi avere il potere decisionale e anche il potere di conquista, che sono i due poteri principali che hanno gli esseri umani, quindi potere decisionale e potere di conquista. E poi devi definire e devi raggiungere una forte autostima. Intanto devi mantenere la calma e la razionalità. I narcisisti tendono a cercare e a creare in te delle reazioni emotive per alimentare di fatto il loro senso di potere, per crearti confusione, perché attraverso le emozioni. Se le emozioni sono molto forti, come dire, d'altra parte lo sapete anche voi, no? Quando uno vive un'emozione molto forte è un po' come quando è innamorato, no? Tende ad avere le fette di prosciutto sugli occhi e tu le fette di prosciutto non devi averle sugli occhi, altrimenti darai credito proprio a quello che il narcisista ti dice
ed entrerai nel loro gioco. Invece devi assolutamente evitare di entrare nel loro gioco. E poi devi aumentare l'autostima. E adesso voglio soffermarmi un attimino perché siccome questo è un punto molto importante, la capacità di aumentare l'autostima è la base per sconfiggere il narcisista. Cerco di darti alcune indicazioni utili, alcune spiegazioni utili per rafforzare la tua autostima, ma soprattutto rafforzarla quando hai a che fare con una persona che ti coinvolge, perché sono capaci tutti, diciamo, a non avere. A non avere, cioè ad avere una forte autostima con una persona che non ti interessa. Il problema è avere una forte autostima con una persona che ti interessa. Perché, come si dice qua in Liguria, come si dice qua in Liguria, essere bulicci col culo degli altri, a essere bulicci col culo degli altri sono capaci tutti. Questo non è che, come dire. Quindi equivale esattamente alla stessa cosa. Quindi è evidente che essere bulicci col culo degli altri sono buoni tutti. Però salutiamo anche Gabriella. Però non dico che devi essere buliccio col tuo culo, come direbbe Tug, diciamo, come farebbe Tug, scusate. No, 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 no. Però devi imparare a non essere buliccio fondamentalmente. E questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. E poi, diciamo che quali sono quindi le modalità per sviluppare la tua autostima? Quali sarebbero le modalità per sviluppare la tua autostima? Tug è contento quando. Allora, la prima cosa, intanto devi tenere presente che aumentare l'autostima è un processo che richiede tempo, impegno, ma può portare a una maggiore sicurezza in te stesso. Ci sono diverse strategie che tu puoi utilizzare per aumentare la tua autostima. La prima è sicuramente quella di accettare se stessi. Accettare te stesso per quello che sei, con i tuoi punti di forza, con le tue debolezze. Riconosci soprattutto in modo profondo che sei un individuo unico, speciale, che le tue imperfezioni, che ci saranno come hanno tutti, sono quelle che ti rendono fondamentalmente, sono quelle che ti rendono fondamentalmente unico e questo è un punto molto importante, un punto fondamentale, perché le tue debolezze sono ciò che ti rendono unico. Poi fai autocritica ma costruttiva, cioè costruttiva, sii consapevole dei tuoi pensieri, delle tue parole nei confronti di te stessa o di te stesso, sostituisci le critiche negative con pensieri più positivi e costruttivi, concentrati sulle tue qualità, sui tuoi successi, anziché sulle tue mancanze. Devi passare fondamentalmente da un'autoipnosi negativa involontaria a un'autoipnosi positiva volontaria, cioè il dialogo interno che noi abbiamo con noi stessi è un punto importante, un punto fondamentale da tenere presente. Dobbiamo imparare a svilupparlo. E ovviamente sii gentile con te stessa, sii gentile con te stesso. Trattati con gentilezza, parla a te stesso con parole amorevoli, con parole potenzianti, con parole incoraggianti, con parole potenti, con parole forti. Prenditi cura del tuo benessere emotivo, fisico, mentale, concediti dei momenti di piacevole relax, di piacere, datti dei premi, seduci, seduci te stessa, seduci te stesso, volersi bene in primis, come dice la nostra anziana del gruppo Roxy Rosa, è molto importante perché noi dobbiamo sempre prendere in considerazione l'opinione delle persone anziane, come Roxy Rosa, che è molto anziana e quindi è anche saggia, e giustamente ci dice che volersi bene è la cosa in primis che va presa in considerazione. E poi, diciamo, fissa degli obiettivi realistici.
imposta degli obiettivi raggiungibili e realistici. Il raggiungimento di piccoli traguardi ti darà una sensazione di successo che contribuirà fondamentalmente a rafforzare, a rafforzare la tua autostima. Salutiamo anche il vecchio 85. E questo è un punto fondamentale. Esatto, delle parole gentili verso di te. Bene, anche l'autoerotismo che pratica Tug, l'automasturbazione, diciamo, che Tug pratica abitualmente, è un modo anche per i maschi o anche per le donne, fondamentalmente, per essere gentili con se stessi. Salutiamo anche Rosy. E poi, diciamo, sperimenta nuove cose, sfida te stesso a provare nuove attività o esperienze che ti interessano, supera le tue paure, fai atti di coraggio, mettiti alla prova in nuovi contesti, cerca di fare cose che normalmente non faresti. Questo può aumentare la fiducia, può rafforzare la tua autostima. È un punto molto importante, un punto fondamentale che ti consente di ottenere dei grandi risultati. Ovviamente circondati di persone positive, togliti dai coglioni tristi, perché se sei assieme a 5 depressi, tu sarai il sesto. Se sei assieme a 5 persone tristi, tu sarai il sesto. Quindi circondati di persone positive, circondati di persone che hanno energia negativa, evita le persone negative, evita le persone tossiche, evita i narcisisti che potrebbero minare la tua autostima, quindi levati dai coglioni in questo modo. Il sostegno sociale positivo può avere un impatto, comunque anche significativo fondamentalmente, sulla tua autostima. Può avere un impatto anche molto significativo, un impatto anche molto potente. E poi io ti suggerisco anche di fare attenzione al tuo aspetto fisico. Non puoi andare in giro conciata come una stracciona, come uno straccione, andare in giro come con i capelli unti e bisunti. Devi sempre avere un taglio di capelli perfetto, come il mio. Io non ho mai un capello fuori posto. Ad esempio, e voi non potete andare in giro con i capelli unti, bisunti, tutte zozze, diciamo, che puzzate come delle capre australiane di produzione di lana merinos, e quelle come delle pecore australiane. No, questo è sbagliatissimo. Bisogna sempre fare attenzione all'aspetto fisico. Mantenete una buona igiene personale, non dovete puzzare come delle capre. Vestitevi in modo appropriato. Fate attività fisica regolare, sono tutte attività che ovviamente contribuiscono ad aumentare, diciamo, sono tutte cose, salutiamo Lady Anal, sono tutte cose che, diciamo, ti fanno migliorare fondamentalmente la tua autostima, al di là del ferormone, come dice Lady Anal, che il ferormone non è che poi serve proprio. E poi, diciamo, affronta le tue paure, guarda in faccia i tuoi demoni, ma prima di tutto devi sviluppare le tue abilità, investi tempo ed energie per sviluppare le tue abilità, i tuoi talenti, cerca attività che ti appassionano, dedica tempo a coltivarle, acquisisci competenze nuove, cerca il miglioramento continuo. Quello che i giapponesi chiamano Kaizen, il miglioramento continuo. Cerca sempre il miglioramento continuo ed è un punto molto importante, un punto fondamentale, cercare il miglioramento continuo. Affrontare le proprie paure, le proprie sfide, i propri demoni, con coraggio, superare ostacoli. Questo ti farà sentire più forte, più capace, aumenterà la fiducia in te stessa. E poi celebrare i tuoi successi, cioè riconosci e celebra i tuoi successi, anche quelli più piccoli, attraverso dei rituali, dei riti cerimoniali, di magia cerimoniale. Non sottovalutare le tue realizzazioni, non sottovalutare le cose che fai. Fai una lista, prendi una carta e penna, se sei in grado di scrivere. Una lista dei tuoi successi passati e tieni la portata di mano come promemoria, recitala,
Recitala tutti i giorni, questo ti aiuterà a sviluppare ovviamente una prospettiva, ti aiuterà a sviluppare una prospettiva. Ah, è Lady Annali, non Anal. Ah, ok. No, avevo capito, Lady Annali, Annali. Ah, non Anal, bene, bene. Cioè, non so se bene o se male, comunque è Lady Annali, Annali. Ah, ok, Annali, Lady Annali. Anna lì e Anna qui. Bene, bene, mettete un like nel frattempo con Anna lì, mettete un like e diciamo, mettete un like, iscrivetevi al canale, ovviamente attivate la campanella così riceverete la notifica di nuovi video e vi ricordo che sul canale potete anche dare un piccolo sostegno al canale cliccando sul tastino col dollarino. Oppure abbonarvi andando alla home page, tastino abbonati. Kaizen, non Kaiten, Kaizen, Kaizen è il miglioramento continuo. Poi, diciamo, pratica come dire, la gentilezza, come dicevi, impara a perdonarti, impara ad accettare che tutti commettono errori. Questo è un punto fondamentale. Ovviamente, come dicevo, devi anche coltivare relazioni positive, con amicizie basate sul rispetto reciproco, la fiducia. Togliti dai coglioni anche i vampiri energetici a livello di amicizie, le persone lamentose, le persone rompicogliosi, compicogliosi. Grazie a Lady Annali, le persone lamentose, le persone rompicoglioni. Salutiamo anche Martina, salvati. Martina, salvati. Ecco quindi, Martina, salvati. Ecco quindi, dobbiamo imparare, diciamo, a fare tutte queste cose, anche sfidare i pensieri negativi. Diventa consapevole dei tuoi pensieri negativi e cerca di sostituirli con pensieri positivi. Praticamente è come mettere in circolo l'antiveleno, no? E perché il narcisista è come un serpente, grazie Anna lì, Lady Anna lì, il narcisista è come un serpente a sonagli che ti punge col tuo veleno, col tuo veleno. È solo una persona che ti punge col tuo veleno, quindi tu devi imparare a mettere l'antiveleno. E qual è l'antiveleno? Beh, l'antiveleno sono parole positive nei tuoi confronti, pensieri positivi, evitando i pensieri autodistruttivi. Ma poi prenditi cura anche del tuo stress, no? Impara delle tecniche di rilassamento, fai meditazione, perché questo è molto importante per il tuo benessere anche mentale. Crea una lista di cose per cui devi essere grato. Ogni giorno devi prenderti il tempo per scrivere almeno tre cose di cui devi essere grato all'universo. Cioè impara a concentrarti sui lati positivi della tua vita. Questo ti può aumentare la gratitudine, ti può aiutare a migliorare la prospettiva su te stesso e ti può aiutare ad essere autentica o autentico. Cioè l'autenticità ti porterà una maggiore fiducia, ti farà sentire più a tuo agio nella tua pelle. Se sei una persona che si muove in un certo modo, devi, diciamo, essere in grado di sviluppare. Salutiamo anche Jordan. Beh, i narcisisti si possono nascondere in tutte le grazie Annali. Il narcisista si può nascondere in tutte le situazioni sociali, ovviamente anche i catramisti e le sciampiste possono essere narcisisti, perché no? Fai attenzione però all'uso dei social media, perché nei social media puoi trovare tanti narcisisti, cioè secondo me chi cerca di conoscere persone attraverso i social è più facile, diciamo, non avendo una conoscenza dedicata, secondo me è più facile che nei social. Soprattutto quando voi andate in quelle app di incontro a cui vi iscrivete, è facile che lì i narcisisti pullulino perché rappresentano i suoi territori di caccia preferiti, no? Visto che soprattutto anche dei narcisisti covert che magari hanno meno dimestichezza nel, diciamo, nell'approcciare direttamente, proprio perché il narcisista è un coniglio fondamentalmente. Mentre invece il narcisista covert
ha questa capacità di, diciamo, di mimetizzarsi molto bene nelle app di incontri, no? Quindi tu che vai sempre nelle app di incontri e scontri, sei sempre lì su quelle app a smanettare, fai attenzione che lì è un covo di narcisisti, no? Quindi fare attenzione, perché se ne trovano sicuramente tanti. E poi esplora le tue esperienze passate. Le esperienze passate che potrebbero influenzare negativamente sull'autostima, no? Cioè, cerca di capire un po' qual è il tuo imprinting. Io questo l'imprinting lo spiego nei seminari sul canale Massimo Taramasco, quindi vai sul canale Massimo Taramasco perché lì potrai, comunque, se ti abbonerai con l'abbonamento base, imparare a scoprire un po' l'imprinting. È importante che pratichi l'assertività, cioè impara a comunicare in modo chiaro, diretto, rispettoso, ma potente, forte. Essere assertivo o assertiva ti aiuterà a stabilire, diciamo, dei confini sani, a far sentire la tua voce, a mettere sotto scacco il narcisista. Abbraccia l'imperfezione, tu non devi assolutamente essere tu, avere un narcisismo perfezionista, a cercare di essere perfetto, perfetta. Tanto perfetto, perfetta non la sarai mai, quindi liberati dalla pressione e impara a tollerare degli errori come un percorso di crescita personale. Per far questo coltiva anche hobby, esplora nuovi interessi, dedica tempo a tutto quello che ti porta gioia. E poi, come diceva Vasco Rossi, c'è chi dice no. Devi stabilire dei confini con le persone manipolative, rompicazzo, rompicoglioni, impara a dire di no. Dire di no è un punto molto importante, un punto fondamentale. Se non sai dire di no, sarai una poveraccia, un poveraccio, sarai un derelitto, un disgraziato. Impara a dire di no, che direi che è la cosa fondamentale. E questo è molto importante, io credo che sia una delle cose più importanti imparare a dire di no. Celebrati e anche lodati, in questo caso devi venire da lodi nei tuoi confronti, perché di solito io non vengo da lodi, però in questo caso se è rivolto a se stesso deve venire da lodi, per lodarti, per autolodarti, non da chiavari per autochiavarti, perché se vieni da chiavari per autochiavarti, eh beh, non va bene, è molto importante invece imparare a lodarti, a trovare, diciamo, delle cose positive nella tua vita. Salutiamo Patrizia Perotti, questo è un punto molto importante. Quindi nel rapporto con te stesso vieni da lodi per lodarti, non da chiavari per autochiavarti. E quindi riconosci i tuoi successi. Riconosci le tue qualità positive, fatti dei complimenti, fai complimenti a te stessa, a te stesso per le tue realizzazioni, per i tuoi sforzi. Tutto questo ti fa migliorare, ti fa praticare l'autocompiacimento, diciamo, che è positivo se fatto in modo realistico. Devi essere aperta al cambiamento, aperta al cambiamento, devi essere disposta a crescere, imparare. Accetta le sfide, cerca di migliorare, tutto questo contribuisce a migliorare, a potenziare, a rafforzare la tua autostima e devi avere anche un atteggiamento positivo verso la vita. Coltiva un atteggiamento positivo verso la vita, verso te stesso, focalizzati sugli aspetti positivi, sulle opportunità che la vita inesorabilmente, ma inevitabilmente ti presenterà. E poi, anche come dicevo prima, essere autentici è fondamentale, anche lavorare sulla propria resilienza, cioè sulla capacità di affrontare le avversità, sulla capacità di superare gli ostacoli. Quindi non temere gli ostacoli, ma affrontali. Ecco, tutte queste cose sono delle cose fondamentali che servono tassativamente per diventare una persona migliore, per diventare una persona più forte. E per poter quindi resistere ai narcisisti. E poi, una volta che hai sviluppato autostima, diciamo, evita di entrare nel loro gioco, perché i narcisisti amano manipolare, amano creare conflitti, non devi mai e poi mai lasciare che le loro provocazioni ti coinvolgano in
esperimenti negativi, in dinamiche negative, il nefasto è negativo, il canto del cigno. Concentrati su obiettivi più importanti, non permettere al narcisista di distoglierti dal tuo percorso, dal tuo cammino, dal tuo sentiero di crescita personale. È veramente molto importante imparare ad agire in questo modo per dare scacco matto, per mettere fuori gioco, diciamo, il narcisista. Devi metterlo fuori gioco. Fai anche delle pause di ricarica, cioè non essere sempre sotto stress, ogni tanto molla la presa. Mantieni sicuramente un'apertura al cambiamento, cioè devi essere disposto a crescere, imparare, a migliorare, a avere nuove sfide. Mantieni un atteggiamento positivo, coltiva, direi, un atteggiamento positivo verso la vita, verso te stessa, verso te stesso. Focalizzandoti, come dicevo, sugli aspetti positivi, sulle opportunità. Non devi essere uno che vede i problemi, devi essere uno che vede le opportunità. Ogni problema può, diciamo, avere dentro delle opportunità, quindi anche il rapporto con il narcisista può darti delle opportunità. Salutiamo Laura. Il rapporto con il narcisista ti può dare delle opportunità di miglioramento, ma devi imparare a svilupparlo. Ecco, queste cose sono tutte cose fondamentali che devi prendere in considerazione se vuoi riuscire a, diciamo, a superare il narcisista. Anche mantenere un atteggiamento positivo, coltivare un atteggiamento positivo verso te stesso, verso la vita. Verso la possibilità di trovare finalmente invece una persona giusta che non sia narcisista, ma per trovare la persona giusta devi mandare a fanculo fondamentalmente la persona sbagliata. Ecco, queste sono le cose che devi imparare a fare se vuoi abbattere, se vuoi distruggere, se vuoi vincere sul narcisista, sono le cose che devi imparare a fare se vuoi, diciamo, in pratica, come possiamo dire, superare di fatto il narcisista, metterlo al loro posto, e soprattutto non farti manipolare, perché la cosa importante è proprio quella: prima di sganciarsi dal narcisista, bisogna imparare a non farsi manipolare. Il problema è che se il narcisista ti manipola, poi avrà spesso il controllo su di te. Bene, bene, questo è quello che volevo dire. Metti un like, iscriviti al canale, condividi questo video con tutti i tuoi amici.